incredibile, dopo qualche anno, direi 4 anni, ho deciso questa sera di rientrare a vedere in diretta un consiglio comunale. Il comune di Fermignano va in disavanzo pubblico, un danno per tutti noi. Titolava così la diretta di ieri sera dell'ex sindaco del comune di Fermignano, Giorgio Cancellieri, in cui ha effettuato alcune dichiarazioni dopo aver seguito il consiglio comunale di Fermignano online. Bene, volevo dirvi che stasera si è consumato a Fermignano un record, un qualcosa di storico, praticamente un record. È la prima volta che io vedo creare da un'amministrazione un disavanzo di amministrazione, cioè andare sotto di ben 477 mila euro nell'annualità 2019, quindi il consuntivo appena approvato. In questo momento stanno approvando a Fermignano un disavanzo di amministrazione, cioè il comune chiude il 2019 con ben 477 mila euro di debiti. Incredibile. A rispondere prontamente nella giornata di oggi è stato l'attuale sindaco Emanuele Feduzzi, che parla di un intervento, riferendosi a quello di Cancellieri, effettuato solamente per speculazione per la campagna elettorale. Feduzzi ha affermato che nel comune non si è creato nessun buco e che l'amministrazione non ha nessun debito. Qui non si è creato né un buco né si è creato un debito. L'amministrazione, tanto è vero che ieri sera ha approvato in consiglio comunale, o il dibattito, ovviamente, il bilancio consuntivo 2019, un bilancio che porta un risultato di amministrazione di 1.293.733 euro e un avanzo di amministrazione destinato agli investimenti di 314.000 euro. Quindi non capisco tutta questa grossissima agitazione per un buco che non esiste. In realtà, quello che si è andato ad approvare poi successivamente è un disavanzo tecnico. Un disavanzo tecnico che non è un debito nei confronti della città, che non pagheranno la città perché non pagherà né in quota di servizi, non verranno aumentate le tasse come è stato millantato e non verranno diminuiti i servizi, le prestazioni. Anzi, tutto rimarrà invariato, come anche tutti gli investimenti già programmati e tutti quelli che sono stati fatti. Non c'è una differenza che abbiamo speso di più rispetto a quello che è entrato. In realtà è un dato tecnico, non è altro che un mero dato tecnico. Da buon padre di famiglia, sapendo il rischio e assumendomi il rischio di questo disavanzo tecnico, abbiamo deciso di dilazionare nei casi più importanti, che sono per oltre 400.000 euro di tasse, un dilazionamento per 5 anni. Quindi questi soldi, cari concittadini, sono soldi che in realtà dovremmo riavere delle tasse che non erano state pagate. Perché questo riaccertamento TARI, bisogna capire, che doveva essere fatto molto precedentemente rispetto all'amministrazione Feduzzi.